sono qui anche in un'altra veste. Io sono un urbanista che vive, è nato e vive ad Aquila e quindi in qualche modo viene da una città distrutta. Quindi la metafora che è alla base del libro di Orecchio è più che una metafora, perché pone problemi reali. Ad Aquila non si può fare flaneur, non si va da nessuna parte. Ad Aquila il problema del limite è un problema inesistente, non c'è dentro e non c'è fuori, non c'è un limite della città e non c'è un limite nel paesaggio rurale, non c'è più nulla. È una visione al futuro di quello che potrebbe essere la fine della città storica italiana. Oggi l'Aquila è un sistema insediativo, ma il termine è anche un termine troppo nobile, è un insieme di cose lungo 15 chilometri e che diventerà più lungo, in cui convivono una pluralità di forme urbane tendenti al nulla, cioè non c'è un modello urbano in cui queste cose potranno essere ricomposte. Perché? Perché non ci sono gli abitanti pensabili per una città lunga 15 chilometri. I non luoghi è tutto un non luogo. Il problema del consumo di suolo, non c'è più suolo, perché è tutto consumato da cose che non hanno una qualificazione funzionale, estetica. Il problema in cui ci si trova di fronte, in cui la disciplina urbanistica si trova di fronte, è un problema che non ha precedenti e che probabilmente non ha soluzioni, ma poi io su questo vorrei introdurre alcune cose più vicine al tema sollevato dal libro e dalle domande di Della Porta. L'urbanistica in sé oggi è la disciplina del fallimento. Quindi la metafora del fallimento, vite fallite, città distrutte, trova nella questione che interessa la disciplina urbanistica un ambito di riflessione molto importante. L'urbanistica non sa come affrontare un tema come la ricostruzione all'Aquila. Sa affrontare il tema della ricostruzione, ma non della ricostruzione dell'Aquila. Perché? Noi tutti sappiamo che la disciplina urbanistica è essenzialmente legata a una dimensione di razionalità conclusa, totale, presuppone un'idea del mondo che attraverso la trasformazione dei luoghi e degli usi tenda ad una città migliore. È, diciamo, la crisi e il fallimento del movimento moderno a cui l'urbanistica è molto legata. Gli urbanisti italiani da molto tempo utilizzano gli strumenti della trasformazione in realtà per non trasformare nulla, perché viceversa sono da questo punto di vista molto timidi, non sanno pensare
ad un modello di mondo diverso da quello del secolo scorso. Non sono in grado di interpretare le novità del mondo. Allora, io personalmente ho sempre ritenuto che l'approccio estetico sia quello più utile per un urbanista. In fondo, la ricerca della bellezza negli spazi urbani è il vero motore delle trasformazioni. Lo è stato sempre. Perché le città d'arte dell'Italia centrale sono ritenute un esempio mondiale di bellezza? Perché si sono costruite attraverso un processo di completamento estetico per parti di pezzi di città, in cui si fondevano elementi di emergentismo, la tendenza ad emergere dei soggetti che costruivano e processi di stratificazione e di completezza. Questo è stato il motore della costruzione della città europea e in particolare della città italiana. Questo meccanismo si è rotto. L'urbanistica ha sostituito processi razionali di costruzione tendenti alla risoluzione dei temi funzionali, il funzionamento della città, e dall'altro un'impostazione ideologica che io ritengo fallimentare, che è stata quella di considerare l'urbanistica un meccanismo per contrastare la rendita di posizione. La rendita di posizione non si combatte con l'urbanistica, si combatte con le tasse, come sanno tutti i veri riformisti. Ed è quello che l'Istituto Nazionale di Urbanistica da molto tempo intende proporre con l'utilizzazione di tecniche perequative che ottengono gli stessi effetti senza agitare bandiere di battaglie perdute. Allora, se l'approccio è l'approccio estetico, certo bisogna capire anche cosa è l'estetica della città oggi. E qui il tema del libro, anche le notazioni specifiche che il libro fa, vanno in qualche modo riflettute molto. Perché? Ad un primo approccio potrebbe sembrare che l'estetica potrebbe essere l'estetica del romantico, l'estetica del prudere e della polvere. Berlino è anche questo. A Berlino, quando si cammina, si respira la polvere della storia. C'è un'estetica della cera, perché ora con la ricostruzione si è perso, ma c'era questa estetica del rudere e l'estetica della storia, che poi è quella che c'è a Roma, quella della biografia di uno. Poi c'è un altro tipo di estetica, che è quella simpatetica, della comprensione, cioè mi piace quello che riesco a capire. E a questa estetica della comprensione e della scoperta è legata anche molti dei discorsi del Flaner, e sono legati a questa estetica della città le narrazioni di città, cioè rendere le città comprensibili attraverso una loro capacità di narrazione a chi la visita. C'è anche un terzo tipo di estetica, che è quella che
mi intriga di più ed è più interna al libro Città distrutta, che è l'estetica della crisi, l'estetica che ci fa amare le cose anche per una loro tendenza a entrare in crisi. E secondo me questo è l'aspetto che va maggiormente investigato. Noi non possiamo continuare a pensare ad un mondo che tende al buono, ad un buono salvifico, ad un buono che è quello della polis, ad un buono che è quello della coesione europea, che è un buono che è quello che viene dal mettiamoci insieme dal basso. Io ritengo che bisogna avere il coraggio, anche con l'urbanistica e anche con la progettazione della città, di entrare nella dimensione profonda della crisi e riuscire quindi a perdere la memoria, perdere i retaggi della nostalgia e entrare nella crisi profonda che è quella nella quale viviamo. Ed è il problema è questo, e trovare strumenti nella crisi, negli antagonismi, nelle conflittualità, nella dialettica propria dei soggetti conflittuali, e trarre da questo i nuovi strumenti per un'urbanistica della ricostruzione. L'Aquila non si ricostruisce né col dov'era com'era, né con le promesse che arriveranno i soldi. L'Aquila si ricostruirà con molto dolore, attraverso molte fatiche e attraverso un'urbanistica in grado di governare questi processi. E concludo con questo. Io, leggendo il libro di Orecchio, penso di aver capito questo. Penso che dobbiamo apprendere dai fallimenti e che i fallimenti hanno una loro altra lettura. Dalla composizione di questi fallimenti, dalla stratificazione di questi fallimenti, io traggo un'idea di vita, e questo mi fa pensare ad un'urbanistica capace di risolvere la dimensione di crisi nella parte.